vado subito in collegamento, credo sia già pronto il collegamento, con Stefano Bonaccini, presidente governatore della regione Emilia-Romagna. Buon pomeriggio, governatore, presidente. Buongiorno, buona domenica. Mi alzate l'audio che non sento. Buona domenica anche a lei. Presidente, ha seguito un po' adesso l'ultima parte della chiacchierata con la moglie di Mihalovic, la figlia, che sta... Da domani cominciano gli allenamenti della squadra del Bologna. Riprenderanno sti campionati. Lei che cosa ci può dire in anteprima? Ma guardi, intanto voglio dire alla famiglia Mihajlovic che tifiamo tutti per loro e per Sinisa. Lo dissi anche in campagna elettorale in riferimento a un episodio che mi riguardò, che l'unica cosa che mi interessava e che auguravo a Sinisa era che vincesse la partita più importante, che tifavamo tutti per lui. Presidente... E quindi voglio mandargli a nome di tutta la regione un grande abbraccio. Presidente, ricordo molto bene quell'episodio, me lo ricordo molto bene e veramente lei ha fatto delle dichiarazioni molto belle, molto, molto forti, e la partita più importante ovviamente era quella ed è quella della salute del nostro Sinisa. Intanto grazie Presidente, mi fa molto piacere essere in collegamento con lei. Grazie, grazie davvero. Io spero riprenda anche il campionato il prima possibile. Lei ricorderà che mi ero dato da fare perché avevo parlato in particolare con i dirigenti del Bologna e del Sassuolo, con Claudio Fenucci e Giovanni Carnevali qualche settimana fa, che mi chiesero come poter far almeno ripartire gli allenamenti individuali e protetti dei loro calciatori, che sono il patrimonio primo della società. E ce l'abbiamo fatta e da qualche giorno, da un po' di giorni, finalmente sono tornati ad allenarsi. Io credo che bisogna evitare di gettare, come dire, l'ostacolo contro il calcio professionistico. A volte è vero che alcuni dirigenti, alcune società non hanno dato grande prova di qualità o di serietà, però è vero che il calcio italiano garantisce la gran parte di possibilità allo sport italiano di poter vivere e sopravvivere. È una grande industria, al di là dei professionisti ci sono tantissimi atleti, allenatori, tecnici, giornalisti, magazzinieri, sportivi che intorno al calcio vivono, certo, e soprattutto lavorano. Certo, certo. E quindi io mi auguro che presto si possa ricominciare. Ce lo auguriamo tutti, Presidente. A proposito di ricominciare, domani ci sono delle aperture importanti. Sì. Allora, ieri sera il nostro Presidente Conte ha tenuto una conferenza stampa, ne mando un pezzettino, così poi voglio sentire il suo parere, se per lei va bene, se ci sono ulteriori cose da fare. Lei sa che io amo molto l'Emilia-Romagna, molto molto, poi avremo anche un ospite a sorpresa per lei, per me, che porta un po' di allegria perché, Presidente, ne abbiamo tanto bisogno. E l'Emilia-Romagna è la patria dell'allegria, e dobbiamo ritornare tutti a sorridere, magari ballando un po' il liscio. Lei lo balla il liscio, Presidente? Per la verità sono uno scarsissimo ballerini, però per chi nasce in Emilia-Romagna il liscio è qualcosa che ti porti dentro. Ce l'hai nel cuore. Allora vediamo il Premier e poi dopo parliamo del liscio. Del liscio, senti che io ho la S proprio romagnola. Romagnola. Vediamo il Premier Conte. Buonasera a tutti. Ieri abbiamo approvato il decreto legge che dal lunedì 18 maggio ci consente di entrare a pieno regime nella fase 2. Siamo nella condizione di attraversare e affrontare questa fase 2 con fiducia, ma anche senso di responsabilità. In questo nuovo percorso non sarà meno importante che nella fase 1 il lavoro e il dialogo con le regioni, l'ANCI, l'UPI, quindi tutti gli enti locali. Dovranno anche loro assumersi le loro responsabilità. Abbiamo predisposto un piano nazionale di monitoraggio
Questo ci consentirà di tenere sotto controllo la curva epidemiologica e ci consentirà anche, in caso di necessità, di poter intervenire con misure restrittive ma ben mirate rispetto a casi, luoghi circoscritti. Le regioni saranno sempre libere, assumendosene la responsabilità, di ampliare queste misure o, se del caso, di restringerle. Con questa manovra noi gettiamo un ponte per affrontare l'urto, l'impatto, contenere l'impatto di questa crisi. Allora, Presidente Bonaccini, da domani, non dico tana liberi e liberi tutti, perché dobbiamo comunque stare attenti a osservare alcune misure, alcune regole, quello che io mi raccomando ormai da mesi da qua, da questo studio, però insomma diciamo che da domani si ricomincia una nuova vita sicuramente. Lei è soddisfatto? Guardi, noi abbiamo chiuso questa notte, poche ore fa, alle 3:30, col Presidente del Consiglio l'ultimo accordo, con tutti i miei colleghi e amici presidenti. E cosa abbiamo cercato di fare nei due giorni precedenti? Il Governo ci ha chiesto come regioni di avanzare dei protocolli, diciamo, di sicurezza, con l'accordo tra le categorie sociali, le parti sociali, sindacati, categorie economiche, gli amministratori ovviamente, d'intesa con i dipartimenti di sanità regionale, che garantissero sicurezza ovviamente a chi riniziava a lavorare, agli stessi imprenditori e anche ovviamente ai clienti. E ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti: bisogna mettere da parte le differenze geografiche e anche quelle politiche. E abbiamo trovato un accordo tutti insieme e l'abbiamo offerto al governo, col governo l'abbiamo sottoscritto. Io credo sia una bella pagina, certo, istituzionale. Vede, siamo tutti sulla stessa barca. Domani, come ha detto lei, altri milioni di lavoratori o di imprenditori che erano impossibilitati in questi mesi ad alzare le loro saracinesche o a lavorare, ritorneranno al lavoro dopo gli oltre 4 milioni del 4 maggio nelle manifatture e nei cantieri. Però lei ha detto una cosa giusta: attenti a pensare di aver già sconfitto il virus. Se domani ci potremo permettere di veder riaprire bar, ristoranti, stabilimenti balneari, servizi alla persona, parrucchieri, estetisti, tatuatori, i negozi, il commercio al dettaglio, è da un lato grazie allo straordinario lavoro di tanti medici, infermieri, professionisti della sanità che non finiremo mai di ringraziare per quello che hanno fatto, ma diciamoci la verità, è anche grazie alle misure restrittive e ai sacrifici che abbiamo chiesto agli italiani o agli emiliano-romagnoli, che hanno risposto davvero bene. E quindi adesso, con tutte le precauzioni del caso, ci possiamo permettere di ripartire, e quindi io sono soddisfatto nella misura in cui vedo l'Italia che ricomincia a trovare un po' di sorrisi, come lei diceva. Non è ancora finita, ma speriamo di cominciare a vedere il sole dopo tante settimane e mesi di pioggia. Sì, parole sacrosante, Presidente. Adesso dipende da noi. Siamo noi che dobbiamo essere responsabili. No, noi da domani si ricomincia, è vero, e siamo tutti molto felici perché bisognava ricominciare. È bello questo accordo tra Stato e Regioni, perché in fondo è quello che chiedevano tutte le regioni, per cui veramente c'è una grandissima unità in questo momento. Ma noi cittadini, io ho sempre fatto degli appelli da qua, ancora la prima puntata, quando è successo, insomma, io sono andata avanti piena di paura e vi ho pregato: rispettiamo le regole, siete stati fantastici, l'Italia è stato un paese che ha risposto. E qualcuno diceva: ma l'Italia sono un po' superficiali. Manco per niente, perché abbiamo risposto benissimo. Da domani però dobbiamo stare attenti, ricominciamo a vivere, ricominciamo a sorridere, ma dobbiamo rispettare quello che ci viene chiesto. Sapete perché? Perché sennò sono stati inutili, Presidente, tutti questi sacrifici, tutto questo dolore, la lontananza dei nostri cari, dei nostri affetti, dei nostri figli, dei nostri nipoti, perché se poi dovessero aumentare di nuovo i casi, purtroppo bisogna richiudere, e noi non vogliamo questo, perché noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo ricominciare, sì, con l'economia, Presidente. Guardi, con tutto.
Pensi che nell'accordo che abbiamo fatto, ovviamente, noi mandiamo ogni giorno tutta una serie di dati, ogni regione, come giusto che sia, e il governo fa bene a pretenderla, di dati relativi all'andamento della curva del contagio. E questi dati ogni giorno verranno monitorati, perché gli effetti del 4 maggio si cominceranno a vedere questa settimana e quelli che inizieranno ad aprire da domani si vedranno tra 15 giorni. Certo. E come lei ricordava, è bene che gli italiani sappiano che se la curva del contagio dovesse rimbalzare in avanti, noi rischieremmo persino di chiudere quello che stiamo riaprendo. Siccome nessuno credo lo voglia, dobbiamo continuare in queste nuove libertà, perché dal 3 giugno, tra due settimane, sarà possibile, se tutto andrà bene, persino riaprire i confini regionali. Però è bene sapere che ogni giorno c'è il monitoraggio. Per cui attenzione. Lei pensi una cosa, le dico una cosa di fiducia. Oggi noi abbiamo dato i dati dei decessi di ieri, che sono sempre troppi, perché anche uno solo è troppo. Per la prima volta nelle tre province più colpite, Piacenza, che ha pagato il prezzo più alto, poi Parma e Rimini, ci sono zero decessi. Quando ho letto i numeri, le dico la verità che mi sono commosso, che mi capita raramente, perché in questi mesi non ci siamo potuti nemmeno permettere di piangere. Bisognava rimanere lucidi e dare una mano in questo disastro. Insomma, ripeto, oggi possiamo rivedere una luce in fondo al tunnel. Non sprechiamo questa grande occasione. E questa notizia che lei sta dando è bellissima, Presidente. Presidente, quanto ha dormito lei in questi mesi a notte? Ma guardi, io ho una fortuna, e quindi non è che dicendo ho dormito 4-5 ore dica perché ho dormito poco. Dormo sempre così, più o meno da sempre, per cui non è quello che mi ha pesato. È che, vede, io ho fatto una campagna elettorale di 3-4 mesi, in cui non c'era ovviamente sabato e domenica. Però una campagna elettorale, vinci o perdi, se andava male ci stai male, magari avrei finito di far politica, però, come dire, chi se ne frega. Qui non c'è sabato e domenica, ma ogni giorno contavamo dei deceduti e noi ricostruiremo tutto, ma quelle persone lì non gliele darà più nessuno alle loro famiglie, alle loro comunità. È l'unica cosa irrecuperabile. Ecco, non è stata nulla in confronto la campagna elettorale, come ogni tanto qualcuno mi chiede, è stata dura, faticosa. Però ancora una volta parlo per la mia regione, non mi permetto di parlare di altri, vedrà che gli emiliano-romagnoli, come se però dopo la seconda guerra mondiale eravamo una delle aree più colpite e povere del paese. I nostri nonni e i nostri padri, con grande spirito di sacrificio, hanno fatto diventare questa terra una di quelle con la qualità più alta in Europa. 8 anni fa un terremoto, il secondo più disastroso nella storia d'Italia, ne parlò anche lei tante volte, 14 miliardi di euro di danni. Dopo 8 anni è quasi tutto ricostruito. Vedrà che ci rialzeremo anche questa volta. Ne sono convinta, Presidente, non ho dubbi, non ho dubbi. Vediamo, abbiamo fatto un filmato dove vogliamo sentire anche gli umori, no, delle persone, degli operatori turistici. Sentiamo che cosa hanno detto. Siamo contenti di questa armatura anche perché poi qui a Rimini abbiamo delle spiagge talmente grandi che possiamo giostrare un po' come vogliamo con le misure degli ombrelloni. Abbiamo tutti voglia di normalità e di estate, quindi ben venga. Stiamo andando molto bene perché comunque la gente ha voglia di uscire con questo bel sole. Sono riprese le prenotazioni e la gente hanno smesso di disdire le loro vacanze, quello è importante. Contiamo di aprire a fine mese. Noi stiamo già preparando la spiaggia, gli spazi Covid saranno assicurati. Io tutte le volte che penso a riaprire penso sempre che ci troveremo tutti qui. Siamo tutti bravi, teniamo le distanze, però bisogna cominciare a muoversi perché altrimenti non si fa più niente, non si lavora più, non si prende più soldi. Presidente, sono pronti. Allora, da domani riapriamo le spiagge, perché fino ad oggi, a proposito di precauzioni e restrizioni, avevamo impedito persino di andare a passeggiare o a correre sulla sabbia, perché non volevamo assembramenti. Da domani ci si potrà tornare e dal 25, nell'accordo con gli stabilimenti balneari, potranno riaprire anche loro.
Da domani si potrà andare nelle seconde case in Emilia e in Romagna con tutta la famiglia senza l'obbligo di tornare come era ad oggi in giornata. E dal 3 giugno ci auguriamo che tutta l'Italia possa riaprire. Vede, il sindaco, mio amico di Rimini, Andrea Gnassi, dice sempre una cosa molto vera. Il turismo è l'unico comparto economico che non esporta merci, certo, che non portano con sé il virus, ma importa persone. E quindi bisogna stare attenti. Però anche qui mi faccia dire una cosa a merito dei romagnoli. Rimini era nel 1945, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la città più bombardata d'Italia. Ci passava la linea gotica, l'80% degli edifici erano rasi al suolo. Hanno un mare molto pulito, che a noi piace comunque, ma non è il mare dei Caraibi. Eppure si sono inventati, con la voglia di lavorare, un'offerta di servizi per tutte le tasche e per tutte le età, e una ospitalità che non è uguale nel mondo, si sono inventati una delle industrie turistiche più importanti al mondo. Quando facevano vedere i plexiglass, ricorda? Sì. Io dicevo, guardate, io mi affido alla genialità dei nostri albergatori, dei gestori degli stabilimenti balneari. Chiediamo a loro cosa fare, perché sono quelli che potranno consigliare noi, non viceversa. Io ho fiducia che potremo tornare, certo, con fatica, sarà dura, ma tornare alla Riviera strapiena di gente il prima possibile. Ne sono convinta anch'io. E poi il Presidente non ha detto un'altra cosa, che lì, siccome io da bambina andavo a Bellaria, a Rimini, con le colonie di ferrovieri, per cui si mangia benissimo. E poi sono andata da grande, da adulta, per le vacanze a Riccione, a Viale Ceccarini, che è quel bellissimo viale dove si trovano delle cose bellissime. Parlo anche di abbigliamento, tantissimi negozi. Guardi, Presidente, io credo veramente che l'Emilia Romagna sia nel cuore di tutti quanti noi, veramente. È una regione che tutti amano, per cui siamo tutti pronti a... Facciamo il tifo sempre, per tutte le regioni. Siamo l'unica regione in orizzontale nello stivale italiano, no? Cioè, la gran parte di merci e persone, se si sposta nel paese, sono quasi costrette a passare in Emilia Romagna. Allora verrò presto, Presidente. Intanto vado a Cesenatico. Vado a Cesenatico. Aspettiamo. E mi collego con Raul Casadei e con Pina, la moglie, e poi ci dovrebbe... Vabbè, io vedo lì... È una festa... Con i figli. Ciao Mara. Ciao Raul. Con chi sei? Raul. Saluto. Prima di tutto saluto la mamma di tutti gli italiani che sei tu. Grazie. La mamma d'Italia. Grazie. Poi saluto il saggio Bonaccini. Saggio Bonaccini. E poi ti presento. Guarda, ho una famiglia che non finisce mai qui. Guarda. Mia moglie Pina, mio figlio Ciao, Mirko, Pina. Carolina, i nipotini. E altri, i musicisti, altri qua. Sì, ma scusa Raul, ma le mascherine non ce le avete? Sì, le abbiamo, solo che noi siamo un nucleo familiare, viviamo tutti assieme in un recinto, quindi non c'è pericolo. Ma parte del nucleo familiare, siete una comunità, no? Un nucleo familiare, quanti siete? Siamo una comunità. Comunque ti volevo dire che noi ce la faremo benissimo, perché abbiamo, che ci protegge, lo stellone d'Italia, lo stellone italiano che ci porta fortuna. Quindi andrà tutto liscio, vai tranquilla. Raul, un omaggio per te, famiglia Casadei, tanta allegria, tanta voglia di ballare il famoso liscio. Vediamolo, dai. E parliamo un po' con Raul Casadei. Allora Raul, che cosa succederà quest'estate qui nella costiera, nella Romagnola, chiamiamola proprio così, non Adriatica, Romagnola. È la mazurka di periferia, scaccia pensieri, tanta allegria, ci basta un grillo per farci sognare, metti la quarta, hey! E balla con me, vai! Thank you.
Ecco, allora abbiamo visto queste belle immagini del passato, attuali. Abbiamo... Ma c'eri anche tu a Riccione? Eh certo, io ho fatto, io ho fatto le domeniche in esterna da Riccione, te lo ricordi, lo so. No, Raul? Sarebbe lo bello ritornare. Mi ricordo. Sarebbe bello ritornare in esterna. Comunque tu tornerai qui in Romagna a fare qualcosa con noi. Ma certo noi che torno. Rappresentiamo un po' la tradizione, la storia vera, quindi ti aspettiamo. Senti Raul, io vorrei un attimo parlare del vostro lavoro, perché chiaramente è un momento di grande sofferenza, no? Perché cioè, siete tutti fermi. Balere, discoteche, insomma, nella Riviera lì le persone vanno per divertirsi. Allora ti passo Mirko, è lui che ecco, porta Mirko, avanti la nostra cosa ne storia. Pensi di questo momento? Sì, poi abbiamo il presidente Bonaccini che può anche rispondere. Infatti, perché mi voglio rivolgere, rivolgiti a lui. Anche a lui, al presidente, perché lui fa parte delle istituzioni. Noi ci auguriamo che sia la Regione Emilia-Romagna, ma anche lo Stato, pensi anche alla musica, allo spettacolo e faccia qualcosa di concreto, perché c'è tutto un movimento grandissimo, non solo degli artisti, ma anche i tecnici, i fonici, gli autisti, i facchini, un mondo grandissimo che ha bisogno di ripartire al più presto, quindi ci auguriamo di farlo. Presidente Bonaccini, perché qui insomma bisogna pensare anche a questi lavoratori del mondo, no? Dell'intrattenimento, dello spettacolo, bisogna aiutarli in qualche maniera, bisogna ricominciare. Intanto mando un caro saluto a Raul, a tutta la sua famiglia. Ogni anno ad agosto ciao presidente, vado sempre al suo compleanno. Ciao presidente, c'è il presidente. Ciao, dove si raduna un sacco guarda di gente. Guarda che io ti ho fatto cantare Romagna Capitale. Sta buon Raul che sta a parlare il presidente, è vero. Aspetta un momento. Va bene. È vero, mi ha fatto cantare Romagna Capitale, ma lo dice perché io sono emiliano, di Modena, no? E la loro allegria è contagiosa. Io in queste settimane, vede, si è parlato molto e ha ragione di tanti comparti economici in grande difficoltà, dalle manifatture all'industria, al commercio, l'artigianato, il turismo. Si è parlato troppo poco di musica, spettacolo, esatto. Anche discoteche, luoghi da ballo. E noi dobbiamo avere molto a cuore questo. Guardi, ne ho parlato proprio questa mattina col ministro Franceschini, perché abbiamo bisogno insieme, grazie, Stato e anche Regioni, di dare una mano a comparti che anche lì hanno tantissimi lavoratori che hanno bisogno di sostegno. E se io parlo di musica e mi mettessi ad elencare coloro, a partire dalla famiglia Casadei, che hanno scritto la storia della musica italiana, posso partire certo da Giuseppe Verdi a Parma o da Luciano Pavarotti nella mia Modena, ma lei pensi nel dopoguerra i cantanti, i cantautori, i gruppi musicali che hanno scritto la storia di gran parte del nostro patrimonio. E quindi noi vogliamo fare qualcosa per loro, abbiamo già preso alcuni provvedimenti, altri andranno presi, ma guai a dimenticarsi di quel settore. Anche perché, guardi, quando pensiamo a qualcosa che ci è capitato nella vita, di bello o di brutto, solitamente noi lo associamo a una canzone, a una strofa, a un brano musicale. Insomma, la musica è vita, ci accompagna nella nostra vita. Fa parte della nostra vita. Io ho ricevuto un messaggio, una mail che voglio leggere, perché questo discorso, presidente, vale per tutte le regioni ovviamente, non soltanto per l'Emilia Romagna. Però voglio leggervi dei passaggi, non posso leggere tutta la lettera perché era veramente molto molto lunga, però in qualche maniera rappresenta poi anche altre persone che vivono in altre regioni. E questo messaggio mi ha colpito molto, mi è già arrivato settimana scorsa. Carissima Mara, ti ho sentito dire che tuo padre Giovanni amava suonare la fisarmonica. Anche mio padre si chiamava Giovanni e suonava la fisarmonica. Papà amava quello strumento a tal punto da trasformare il suo laboratorio di scarpe, calzaturiero, a San Severino Marche, che in una grandissima sala da ballo, con 15 dipendenti che oggi, per colpa del coronavirus, non hanno più un impiego. Mio padre non c'è più ed è un bene per lui non aver visto la morte della sua creatura.
Cara Mara, tu che ami la fisarmonica, dacci una mano a ripartire, dando voce a tutte le strutture come la nostra, dei tuoi fedelissimi seguaci Cristiana e Massimiliano. Ecco, mi ha molto colpito perché di base c'è un amore enorme per questo papà che non c'è più, e loro hanno portato avanti questa balera nelle Marche. E papà faceva scarpe, e poi l'amore per la fisarmonica, sarà che anche mio papà era, suonava la fisarmonica, per cui mi ha colpito molto anche per questo, e loro hanno portato avanti nel corso poi degli anni questo amore in memoria del papà. Il papà è mancato e adesso naturalmente questa creatura che loro amano tanto, questa balera di liscio, ecco perché si sposa giusto proprio con Casadei, e praticamente stanno fallendo. E allora cerchiamo di aiutare veramente queste persone che ci mettono così tanto amore in tutto quello che fanno, perché tanti, tanti imprenditori in questo momento nell'ambito dello spettacolo non sanno da che parte ricominciare, per cui bisogna pensare anche a loro ed è giusto pensare anche a loro. Io intanto mando un abbraccio, Mara, a Massimiliano, sì, e a Cristina. Dimmi Raul. Mara, dimmi Raul. La parola liscio si sposa anche con ottimismo. Certo. E noi siamo ottimisti, noi siamo certi. Io ho visto la Seconda Guerra Mondiale, avevo 7 anni, vivevo nella linea gotica, e poi ho visto quello che è successo dopo. La gente si è rimboccata le maniche, è esploso il successo, sono nate le fabbriche italiane e noi abbiamo portato a tutti il diritto al tempo libero. Quindi sono ottimista perché abbiamo lo stellone italiano che ci protegge. Andrà tutto liscio, vero? Aspetta, sentiamo il presidente, aspetta un momento Raul, volevo sentire il presidente, sì. E poi vi esibite così ballo liscio qua in studio da sola come una cretina. Prego presidente. No, ma guardi, noi pensi che 2 anni fa abbiamo per primi istituito una legge regionale sulla musica, che cerca di dare una mano alle bande musicali, ai luoghi dove si suona dal vivo, alle nuove professioni, ce ne sono tanti che si avvicinano, e abbiamo bisogno di tenere quel patrimonio vivo. Proprio ieri con il mio amico Luca Zaia, siccome Emilia Romagna e Veneto hanno un turismo che raccoglie milioni di persone durante tutto l'anno, ma soprattutto nella stagione estiva, hanno luoghi dove si suonava e si suona dal vivo sulle nostre coste, molto, molto importanti, con una storia. E adesso chiederemo al governo un provvedimento magari particolare, perché davvero lì dove l'assembramento ancora per un po' non sarà possibile, noi rischiamo che lì veramente quei luoghi muoiano e noi non possiamo permettercelo. E dall'altra parte, appena si potrà, ma già da quest'estate, con le giuste distanze, noi finanzieremo parecchi spettacoli dal vivo all'aperto, nei parchi, nelle piazze, nelle città, in modo che si tengano le distanze di sicurezza, ma si possa far lavorare gli artisti. Allora, questo mi sembra grazie molto importante, lei ha citato Luca Zaia e voglio fare i complimenti a Luca Zaia come ha gestito il mio Veneto, perché è stato davvero molto molto bravo e soprattutto è arrivato prima con i tempi perfetti per isolare tutto il Veneto, per cui poi mi collegherò anche con loro perché bisogna parlare anche del Veneto, di Venezia, insomma devo dire che le problematiche sono veramente tante, speriamo di ricominciare domani col sorriso, mi raccomando mantenete le distanze, fate quello che ci dice il governo altrimenti ci richiudono e noi non vogliamo essere di nuovo chiusi perché noi vogliamo ballare il liscio, vero Raul? Certo, lo vogliamo ballare, se vuoi un assaggio te lo facciamo sentire subito. Dai, abbiamo vai, Mirko, vai, presidente, lo lanci lei. Andiamo con Ciao Mare. Ciao, ciao Mara. Ciao, ciao mare, anche se c'è tanto freddo, io ti vengo a salutare. Ciao. Cancella dalla sabbia i corpi, ma dal
libro e poi ha legato un altro libro. Me lo spiega in 30 secondi? Adesso manda la pubblicità, ho ballato, c'ho il fiatone, ragazzi, c'ho l'età. Scrissi appena dopo la vittoria elettorale un libro... Scrissi un libro nei 20 giorni dopo il 26 gennaio, quando vinsi le elezioni in Emilia-Romagna, mentre quasi tutti dicevano che le avrei perse. Ho scritto un libro su quella campagna elettorale e soprattutto perché abbiamo vinto. Però mentre lo stavamo per presentare, la Mondadori lo doveva far uscire in libreria, è cominciato a scoppiare il coronavirus, e si figuri se avevamo voglia di parlare di un libro. Adesso, dopo 3 mesi e con la curva dei contagi che sta davvero crollando, la casa editrice ha ritenuto di farlo uscire. Ci sono molti aneddoti, credo anche curiosità, e poi però ho voluto allegare un ebook gratuito sul come si deve vincere e sconfiggere il coronavirus, che è la storia di questi 3 mesi. Grazie Presidente Bonaccini, ci vediamo presto, vengo da lei a salutarla. Grazie a lei. Viva l'Emilia Romagna, grazie a Raul e a tutta la comunità. Grazie, ciao, pubblicità.